iniziato la terza serie. Questa serie qui è di 53 fori, quindi ho spostato l'asse X di 5 mm e 2 e ho fatto il foro. Questa serie di 53 fori prevede uno spostamento per ogni foro di 6 gradi, 47 primi e 32 secondi. L'avanzamento per questa serie di fori da 53 è 6 gradi, 47 primi e 32 secondi. Quindi 4 gradi, 5 gradi, 6 gradi, poi questi sono i primi 30, 40, 42, 44, 46, 47. Facciamo coincidere questa linea con questa del nonio. E si può forare. Faccio un altro spazio e vediamo se risponde. Allora, 4, 5, 6, 30, 40, 42, 46, 47. Ok, vediamo. Ok. La prossima serie dei fori è 59, quindi 59 mi devo spostare l'asse X a 41 e 6, come recita questi appunti di lavoro un po' disordinati.
Ok, blocco la tavola. La prossima serie di fori è quella da 59 e l'avanzamento sono 6 gradi, 6 primi e 6 secondi. Andiamo a vedere adesso lo spostamento sul nonio. Allora, come abbiamo detto, lo spostamento per questa serie di fori da 59 è 6 gradi, 6 primi e 6 secondi. Allora, avanziamo i 6 gradi. Questi sono 4, 5, 6. Adesso dobbiamo dare 6 primi, 1 e 2. 4, 6 primi, adesso dobbiamo dare 6 secondi. 6 secondi è una frazione piccolissima, quindi dobbiamo trovare una linea che ci fa raffronto. Io prenderei questa qui di linea, la faccio allineare, quindi l'avanzamento sarà proprio minimo, così. E questi sono i secondi, quindi abbiamo dato i 6 gradi che sono qui, un giro più 2 sono 6. Poi 2, 4, 6 primi e poi abbiamo dato i 6 secondi. Quindi adesso si può continuare a fare il secondo foro e tutti gli altri. Facciamo l'ultimo foro.
Ok. Faccio l'ultimo avanzamento e controlliamo. Allora, 4, 5, 6. Ok, blocco la tavola. Quindi posso proseguire al prossimo. Inizio la serie dei 61 fori. Quindi già mi sono spostato dell'interasse dei 5,2 e faccio il primo foro. L'avanzamento per ogni foro della serie di 61 fori è 5 gradi, 54 primi e 5 secondi. 4 gradi, 5 gradi. Adesso dobbiamo avanzare 54 primi, quindi 30, 40, 50, 52, 54. Adesso bisogna avanzare 5 secondi, ma è una frazione piccolissima. Prendo riferimento questa tacca qui e sposto leggermente avanti. Infatti, vedi, ho scritto questo è il riferimento di questa tacca meno, cioè deve essere scarsa l'allineamento. Ora qui, siccome sta di lato alla telecamera, non si vede, ma c'è lo spazio, quindi l'avanzamento sarà proprio piccolo. Le linee hanno una certa distanza, quindi l'allineamento sarà l'esterno di questa linea e l'interno di quest'altra, per capirci. La telecamera però li vede allineati, ma in effetti non sono allineati. Allora, siamo arrivati all'ultimo foro.
Ma visto, la punta ha bisogno di essere affilata, però ho voluto finire questa serie. Faccio l'ultimo avanzamento e vediamo se anche questo risulta preciso. Allora, cinquanta, 52, 54 e 5 secondi. Blocchiamo la tavola e vediamo. Ok. Ho iniziato a fare l'ultima serie di fori da 67. Allora, la serie di fori da 67 prevede uno spostamento per ogni foro di 5 gradi, 22 primi e 23 secondi. Facciamo il foro. Adesso vediamo la divisione sul nonio. A zero il nonio. Adesso faccio l'avanzamento. 4 gradi. 5 gradi, poi devo fare 22 primi, quindi 10 primi, 20 primi e poi ancora una suddivisione che sono 2 primi, 22. A questo punto gli devo dare 23 secondi. Adesso la telecamera qui inquadra che sono allineati, ma in effetti questo sta indietro, quindi adesso io lo mando avanti. Ecco, questo spazio qui che io vedo allineato e sulla telecamera si vede spostato, questo qui sono esattamente 23 secondi.
Faccio l'ultimo avanzamento per vedere se copia l'ultimo foro. Ok, blocchiamo la tavola e proviamo. Perfetto. Anche questo è andato bene. Per finire, bisognerà togliere queste bavature e fargli un po' di invito, un invito conico a 60 gradi, perché anche questi hanno un invito conico di 60 gradi. Allora io ho affilato questa punta a 60 gradi appunto per fare questo invito. Se noi vediamo uno di questi, non si vede perché è nero, però se io adesso questo ce lo passo dentro lucido, vedi? Questo fa l'invito in modo che quando l'otturatore deve entrare dentro è facilitato a imboccare dentro. Ho montato il disco qui dopo che ho fatto tutte le svasature e gli ho levato le bavature rimanenti. Come si vede, i bracci della litata non arrivano, quindi sicuramente questo lo dovrò rifare perché deve arrivare fino a qui. Ma la cosa importante, ho voluto provare per vedere se il perno entra tutti fuori. Ora ho provato questa serie qui. Vedi? Questa è la cosa importante, che i fori siano concentrici con il centro. Adesso posso provare anche un'altra serie. Magari l'ultima, quella esterna.
Forza un po', quindi forse devo uscire. Ecco, adesso va bene. Quindi la concentricità c'è, perché poi se non è concentrico, al di fuori entra, al di fuori no. Quindi diciamo che il disco è stato fatto correttamente. Quindi adesso, per rendere operativo al 100%, devo tentare di rifare questa alitata qui. Come abbiamo visto anche quando sta montato sulla tavola questo disco, l'alitata risulta corto. Questi bracci li devo fare più lunghi di 9 mm, quindi li farò in alluminio e li ricaverò su sti pezzi qui. Parte li farò sul tornio e parte sulla fresa. Per prendere sulla fresa sto spianando questo pezzo per poi staffarci di sopra e lavorarli con la fresa. Allora, la piastra di ancoraggio l'abbiamo fatta. Adesso inizio a lavorare la parte dei bracci. Questo è uno spessore di 10 mm e deve essere ridotto a 5,8. Però che faccio adesso? Lo porto a 7, poi quando lo giro spiano l'altra parte e faccio tutto il resto, il foro e tutto il resto. Qui deve essere fatto un foro da 20, da 21 mm. Allora, fino a 20 vado con le punte e poi all'ultimo 21 lo faccio con l'utensile. Per ultimo lo faccio da 20 e 5.
devo dare la tolleranza perché dopo questo deve girare, questo è troppo preciso così. Così va bene, perché questo è preciso perché è un tampone, però dopo diciamo sul pezzo ci gira. Allora sto facendo la parte interna di questo braccio, quindi il foro già l'ho fatto, che è 21. Adesso devo andare qui questa profondità, che deve essere la metà di questo è 5 e 8, quindi la metà è 2,9, quindi deve andare 2,9 e deve avere 3 mm di spessore. Ora io mi tengo abbondante e per non fare un utensile adatto qui sto utilizzando un utensile da taglio. Vediamo se mi permette di fare la rotazione o altrimenti mi tocca qui. Quando lui entra mi potrebbe toccare sotto. Adesso vediamo come si svolge. Quindi adesso io mi sono azzerato qui e devo avanzare 2,9. I due bracci diciamo l'ho impostati, questo sarebbe questo qui, ovviamente deve essere più lungo qui, cioè il braccio deve essere più lungo di 9 mm. L'ho fissato su questa piastra e questa piastra a sua volta viene staffata sulla tavola rotante. Quindi una volta staffato sulla tavola rotante con la fresa da 5 la taglierò intorno fino a che esce fuori. Ho fatto d'alluminio apposta questo in modo che quando la fresa va giù taglia leggermente questo e praticamente lo taglia definitivamente. Comunque prima di staccarlo tenterò anche di fargli questo smusso qui.